Cari amici di VBTV, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con le riflessioni di calcio, puntata numero 18 dedicata al 17° turno di Serie A, terz'ultimo del girone di andata, che finalmente si è completato tutto nel weekend di sabato 16 e domenica 17 dicembre. E che ha visto un nuovo cambio al vertice, perché l'Inter, dopo la prima sconfitta, ha ceduto nuovamente la vetta al Napoli. È successo tutto nei tre anticipi di sabato, appunto alle 15. L'Inter, appunto la squadra di Spalletti, è stata sconfitta in casa dall'Udinese per 3-1, dopo aver già sofferto in Coppa Italia con Pordenone, prevalendo solo con 7 rigori, dopo 7 rigori. È arrivata la sconfitta quindi anche in Coppa Italia, in campionato, appunto contro la squadra di Oddo, che c'entra la terza vittoria di fila in campionato. Partita è stata sbloccata nel primo tempo da Lasagna, poi l'immediato pareggio di Icardi sembrava preso a girare all'Inter che potesse fare sulla partita. Invece nella ripresa Santona ha causato un rigore, decretato poi dal VAR, anche se comunque era indiscutibile, trasformato da De Paul. E poi Barak ha firmato il 3-1, che ha sancito così la prima sconfitta dei neroazzurri, sorpassati poi dal Napoli, che dopo il controsorpasso fallito in domenica scorsa, è riuscito a sorpassare stavolta vincendo 3-1 a casa del Torino. Partita decisa dalla prima mezz'ora, nella prima mezz'ora con gol di Zielinski, di Koulibaly, Zielinski e di Hamsik, quest'ultimo gol numero 115 in Serie A, eguagliando Maradona. E poi il Torino ha dimezzato con Belotti, che almeno ha ritrovato il gol, ma poi non è che abbia fatto più di tanto. Quindi Napoli, che dopo due turni si riprende la vetta della classifica. In serata poi la Roma, nell'anticipo serale, è prevalsa molto a fatica sul Cagliari, vincendo al 94esimo con un gol di Fazio, tra l'altro viziato probabilmente da un controllo di braccio. Però per la Roma, 3 punti che consolidano il quinto posto, in attesa poi, vabbè, il quarto posto, pardon, in attesa poi del recupero che sarà probabilmente il mese prossimo in casa della Sampdoria. Il Cagliari invece subisce una nuova sconfitta che non pregiudica per un momento la sua buona situazione in classifica, però la situazione, diciamo che per ora è ancora accettabile. Passando poi alle partite di domenica, alle 12:30, nell'anticipo del Bentegodi, a sorpresa c'è stata la sconfitta del Milan, un po', ormai ora un po' meno sorpresa. Milan che è stato sconfitto per 3-0, a sorpresa dal Verona, penultimo in classifica. Le reti sono state segnate da Caracciolo, sezione di corner primo tempo, da Kane e da Bessa nella ripresa. Tonfo per il Milan, così il Verona restituisce il 3-0 che i rossoneri avevano ottenuto in Coppa Italia. E così praticamente buttano all'aria un'incredibile occasione per mantenere il settimo posto. Verona comunque vincitore ma sfortunato, perché alla fine vincono anche tutte le dirette concorrenti e quindi si ritrova alla fine della fiera ancora penultimo in classifica, dopo che sembrava essere uscito da brutte situazioni. Nel pomeriggio poi spicca il successo della Juve, che ha vinto per 3-0 a Bologna, quindi salendo al secondo posto, scavalcando l'Inter, trovandosi ad un punto solo dal Napoli. Ricordiamo che la Juve era passata in vantaggio con una punizione di Pjanic, una punizione a parabola di Pjanic, che ha sorpreso Mirante. Il raddoppio poi è stato firmato da Mandzukic, e poi Matuidi ha segnato il suo primo gol in Serie A nella ripresa. Poi Higuaín e Dybala hanno fallito in diverse circostanze il quarto gol. Però
Per il Bologna solo un gol annullato in pieno recupero per carica su Szczęsny, ma poca roba, sinceramente. Non era una vittoria facile alla vigilia, visto che il Bologna comunque si stava comportando bene in campionato, ma è andato bene così. Nelle altre tre partite pomeridiane, poi finisce 0-0 a Franchi tra Fiorentina e Genoa, un'occasione quindi sprecata per la squadra di Pioli per agguantare il settimo posto. Genoa che strappa un punto disperato in chiave salvezza, che comunque, se non sbaglio, lo fa scendere al terz'ultimo posto, visto il successo anche delle altre pretendenti, delle altre squadre in lotta. Così come sorprende la sconfitta casalinga della Sampdoria, battuta nel finale dal Sassuolo 1-0. Sassuolo che ancora fallisce un rigore, però riesce comunque a segnare con Matri alla fine. E quindi tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Sassuolo, che danno un seguito al successo sul Crotone. Sampdoria, che sembra una parabola discendente dopo il capo con la Lazio, mantiene comunque il sesto posto, ma solo perché dietro non corre nessuno. Quindi una situazione un po' di difficoltà per la squadra di Giampaolo. Mentre Bucchi può festeggiare anche il primo successo esterno, molto importante per la lotta per la salvezza. Così come trova tre punti importanti anche il Crotone, che batte il Chievo, una specie di amuleto quindi per la squadra calabrese. Primo successo quindi di Walter Zenga sulla panchina del Crotone, decide Budimir. Chievo che cade ancora, ricordiamo che l'anno scorso perse due volte contro i friulani, perse due volte contro i calabresi, pardon. E così il Crotone si tira fuori in una situazione difficile di classifica. Bene, altra sfida salvezza che si è giocata alle 18 a Benevento, arriva il primo successo esterno della SPAL, che ti ritrova anche il successo dopo diverso tempo. Benevento che era passato in vantaggio per primo con un autogol di Cremonesi, poi la Spal ribalta con una doppietta di Floccari, che lascia il Benevento ormai nella più disperazione. Ricordiamo che ora il distacco tra il Benevento e il Verona penultimo addirittura di 12 punti, 13 del Verona e 1 solo del Benevento. Benevento quindi riesce a perdere anche in casa con la Spal una sfida diretta. E la SPAL con questo successo resta esattamente dove era prima, tra l'altro agganciando anche il Genoa, se non sbaglio, a quota, no, il Genoa credo sia a quota 15, comunque credo situazione comunque sempre di tutte le squadre nel giro di pochi punti. La SPAL comunque respira più con questa vittoria esterna. Bene, turno poi che si è chiuso ieri sera con anticipo, posticipo a Bergamo, finita 3-3 tra Atalanta e Lazio. Ricordiamo che i neroazzurri si erano portati sul 2-0 con gol di Caldara e Ilicic, poi a Lazio rimontato già nel primo tempo con la doppietta di Milinkovic-Savic. Atalanta di nuovo avanti con un rigore di Ilicic, ma poi Luis Alberto ha firmato il 3-3 finale. Lazio che quindi ha sopperito l'assenza del bomber Immobile, fermo per squalifica. L'Atalanta che quindi spreca una grossa occasione, essendosi trovata per due volte, prima in doppio vantaggio e poi in vantaggio, 2-0 e poi 3-2. E quindi getta al vento una possibilità per portarsi in solitaria al settimo posto. Aggancia il Milan, che ora in attesa dello scontro diretto di sabato, anche se prima ci sarà la Coppa Italia. Lazio che interrompe la serie di vittorie consecutive in trasferta, salvandosi alla fine con un pareggio che comunque la lascia al quinto posto, ma che non le permette di fare ulteriori avvicinamenti alle zone di vertice. Benissimo, quindi la puntata quella del Fessio di Calcio, questo numero 17, termina qui. Noi torneremo domenica mattina, vigilia di Natale, per riassumere un po' il turno del 23 di dicembre, turno che si giocherà appunto sabato prossimo con due anticipi venerdì, che non saranno due anticipi credo, però sabato appunto spiccano Napoli-Sampdoria credo, ci sarà Lazio-Inter e poi Milan-Atalanta e il posticipo sarà la Juve-Roma, quindi due grandi big match. Ricordo che prima in settimana ci sarà il completamento degli ottavi di Coppa Italia,
Napoli-Udinese martedì e poi tre sfide mercoledì, Atalanta-Sassuolo nel pomeriggio, Roma-Torino e poi Juve-Genoa in serata. Quindi carne sul fuoco ce n'è anche in questa settimana pre-natalizia. Appunto, noi la chiudiamo qui questa puntata delle riflessioni di calcio, tornati in lunedì. Appunto, appuntamento alla vigilia di Pasqua per il turno numero 18, penultimo turno d'andata, del girone d'andata. E a questo punto ci salutiamo qui e alla prossima. Ciao ciao!